sono legni, magari non nuovi, sono bellissimi, non ci sono stati. Però si sente che c'è. Del bianco chiaramente siamo in una zona di collina, quindi facciamo poca produzione, considerate ne escono circa 3.000-3.500 poi per il resto il focus dell'azienda è prevalentemente sui vini rossi, quindi stasera assaggeremo sia il Pergolaia che il nostro vino d'ingresso, una valle di San Carrese, una piccola percentuale di Merlot e Cabernet, e il Caglia Rossa, che è il vino che più ci rappresenta in assoluto perché è un assemblaggio di tutte le uve rosse che abbiamo. Poi magari ci arriviamo dopo e vi racconto Andrea ci dice qualcosa sul bianco. Vabbè, difetti pochi perché allora tutto è finito, non c'è più nemmeno una bottiglia nemmeno per vendere, così non me lo chiedete. Difetto grandissimo. Difetto grandissimo è che non ce n'è. Comunque l'altro, i pregi invece sono diciamo abbastanza evidenti. L'altro difetto è che costa molto di soldi, quindi questa è l'altra cosa, che i bianchi toscani, quei pochi che ci sono buoni, questo ve lo dico, tanto non ce n'è, quindi ci fa un po' la poesia, però diciamo che comunque costava caro, quindi comunque non c'è. E no, a parte gli scherzi, è un appunto blend a cui magari non siamo abituati. Il Pionier è un'uva bianca del Rodano, viene usata per ingentilire il Syrah, però anche da sola ha dei caratteristiche molto particolari. Normalmente non ha una grandissima acidità, ma ha una capacità di durare nel tempo veramente, veramente grande. Quindi se la uniamo poi con lo Chardonnay, che è un vitigno invece che riesce un po' a diffondersi, a far bene ovunque, e otteniamo un mix in realtà non molto frequentato per il mondo, forse qualcosa in Australia, in Sudafrica, ma diciamo a nostra altitudine molto poco, e dà effettivamente un vino piuttosto carico, almeno al colore, un colore veramente dorato, e ha queste note ovviamente di affumicate, di ovviamente note tostate, ma in realtà le note preponderanti sono le note fruttate, questa albicocca, questa mela gialla, questo un po' di zenzero, magari lo zenzero candito, un po' di anche sensazioni balsamiche, qualche nota un po' che ricorda il timo, la menta, quindi un vino molto complesso che noi abbiamo servito abbastanza freddo, ma ha bisogno di qualche grado nel bicchiere per diciamo manifestarsi a pieno. Quando la andiamo a bere sentite che l'acidità non è esaltante, non è enorme, però la sapidità c'è, quindi quello che manca la civiltà ce la dà il terreno, questa nota un po' salina, un po' il gusto del mare, un po' la vite stessa che lo tira solo dal suolo, e quindi alla fine risulta un vino equilibrato, nonostante diciamo l'estrazione, nonostante il vino non dia grande acidità, in realtà lo beviamo volentieri. Fallato si beve volentieri anche senza cibo, ora stava bene magari sul crostino, sull'affettato, ma è un vino che si presta anche per essere bevuto diciamo così da solo, senza particolare altri diciamo motivi, se non perché si ha sete. Questo è un vino diciamo complesso, con delle uve ricche e mature, però è un vino anche che mantiene il suo equilibrio e lo rende estremamente piacevole da bere, che poi insomma quello che dovremmo cercare di fare un po' tutti i vini che attirano a essere grandi, no? Cioè essere sì complessi, ma anche essere vini piacevoli da bere, che vanno giù nel bicchiere senza particolari spinte.